Oh, io chi? Anche questo come fa? Ti prego, tu. Tira fuori il tuo. Guardalo! Vanno tutti. Presidente, sei bello come il sole con dietro tutto quello splendore di coppe, eh? Non le hai vinte tutte sei questa? No, queste non le abbiamo tutte vinte tutte noi, Manso, però noi speriamo prima o poi di vincerne qualcuna. Beh, insomma, due anni, due le ho viste. Sì. Ok, ascoltami. Beh, a parte la bella festa, a parte che ti hanno fatto la doccia e l'ho ripresa, si è impannata un po', ma credo che ci sarà una cosa un po' storica. Io sono già andato a mangiare due fette di salame. Bravo, con Bianchi. Bianchi erano numeri uno, eravamo, cioè là, i primi due a sedersi a tavola. Adesso me ne vado perché vado a Felino e vado a onorare. Te lo concediamo, Massimo. A onorare giustamente anche il loro successo in campionato. E niente, però con te dobbiamo parlare anche del futuro perché, cioè, io ero venuto due anni fa, tu mi avevi detto io in quattro anni voglio andare in Serie D, poi hai detto però magari c'è un incidente, quindi facciamo cinque. Ok. Cinque. Per adesso sei nella media del primo, della prima ipotesi, quella di quattro anni. Vi siete stanziati, fidanzati in questo bel posto con una società giovane, io di questo sono abbastanza contento, abbastanza, fa piacere. Il mercato di quest'altro anno? Manso, adesso, sai, parlare di mercato. Beh, adesso allora, che hanno detto che prendi cinque giocatori del Monticelli e io l'ho scritto e lo devo dire. E lo devi dire, quello dillo. Ma è vero o non io è vero? Non so niente, però okay. Se lo sai te, Manso, sai che magari le volte... Hanno avvicinato il Picardo tre mister, ma io il mister cioè, l'ho sentito in tempi non sospetti. E lui mi ha detto che molto probabilmente, cioè se lo confermi lui rimane. Quindi, cioè, io ho visto la festa di stasera, mi sembravano tutti compagnoni molto, poi il calcio cambia no, da qui a là. Certo, il bello di questa squadra è che si sia creato un gruppo, a mio avviso che è un gruppo vincente e che ha piacere di stare insieme. Per cui noi adesso, come ho già comunicato, è marzo, tu lo sai, te l'ho detto per telefono, noi faremo la settimana prossima, finita Pasqua, con un po' più di tranquillità, faremo una riunione del nostro direttivo e vedremo di gettare le basi e gli obiettivi, perché ancora non li abbiamo definiti, quindi parlare adesso senza obiettivi a noi beh, non li piace. Faccio io, eh. No, allora, in terza c'avevi una squadra di prima, in seconda ce l'avevi di promozione, in prima, io l'ho detto, ce l'avrà... di eccellenza, sì, tre quarti di eccellenza. Considerando che ci sono tutti i giocatori della Sampolese in giro, cioè, questo ti do un suggerimento. Qualcosa di buono ci può essere, sicuramente qualcosina faremo. Questo lo sai, Manso. Beh, chiamalo qualcosina. L'obiettivo ce l'abbiamo e quindi dobbiamo rispettare quelli che sono stati i nostri obiettivi iniziali. Speriamo di farcela, questo vorrebbe dire che abbiamo fatto adesso viene una bella impresa, certo, adesso viene il difficile, adesso viene bella perché... diretta, come si dice, sì. Speriamo di divertirci, Manso, di divertirci insieme questi prossimi tre anni. Quindi, se ci vediamo qua a mangiare delle fette di salame ogni fine stagione, ma anche, anche dall'altra parte, anche dall'altra parte, certo. Che ci vediamo, io sai che cioè, sì, non sono come tutti gli altri, io quando vedo passione, voglia di fare, possibilità, e il calcio è fatto anche di possibilità, perché non possiamo nascondercelo, anzi, diciamo che è fatto solo di possibilità, anche di passione, anche però di passione. Anche i nostri livelli, cioè bisogna amalgamare queste due cose, penso che sia molto importante, e il passo che ha fatto la Picardo, senti il slap come lecco, no? Cioè il fatto che della Picardo è che la volontà di voler diventare una squadra con un contorno di paese o di territorio, credo che sia molto molto importante. Questo per noi, questo guarda, è determinante, è una scommessa importantissima. Infatti, come sai, te lo dicevo prima, faremo giovedì o venerdì o l'8 o il 9, dobbiamo ancora definirlo al 100%, in concomitanza col torneo dei bambini che ci sarà qua a San Polo di 2002.
un amichevole, quello in Fiorenzuola, noi per festeggiare la nostra promozione in prima e il Fiorenzuola per festeggiare la sua promozione in Serie D. Penso che questo sia un momento importantissimo anche per la comunità. Infatti speriamo ci sia il sindaco, insomma le cose vengano fatte per il bene, per lo sviluppo di questo centro sportivo che deve vivere sicuramente di più perché lo merita e perché dobbiamo valorizzarlo. Quindi dobbiamo valorizzarlo noi così come lo deve valorizzare la squadra, le squadre giovanili, e quindi noi lavoriamo per diventare un'entità del comune di San Polo. Ok, detto questo penso che ci siamo detti tutti, vabbè, non so se ti ho fatto i complimenti qua, però te li ho fatti, vabbè, ci siamo sentiti. Non c'erano dubbi, il bello arriva adesso perché ecco, lo sai io Marcio ci terrei a ringraziare tutti i collaboratori che tu conosci, insomma, quindi da Giuliano Gandolfi, il direttore generale, al vicepresidente Stefano Ramenzoni, al nostro direttore sportivo Mistrali Matteo, al nostro Said, come lo chiamiamo noi, a Malpeli, il nostro guardialine sempre presente in qualsiasi circostanza. Stasera l'hai distratto un po', ogni tanto... Parlava con voi dalla rete. Si distrae. Cioè, io non l'ho firmato perché sennò gli fanno la multa, però qua lo dico. Si distrae. A Trauzzi Massimiliano, altro nostro dirigente importantissimo, a quelli che sono il nostro Totò De Rosa, che è la nostra, fra virgolette, il nostro punto di forza nello spogliatoio, a quello che è Bocchi, che è il nostro preparatore dei portieri, e quindi a tutto lo staff nella sua totalità. Questo ci tengo particolarmente a evidenziarlo perché troppe volte dimentichiamo l'importanza di queste persone. Ok Presidente, ci vediamo sicuramente la prossima, stiamo organizzando come ben sai questo mini torneo per guardare chi è la più forte tra le vincitrici del campionato di seconda, e adesso decideremo la data, stiamo sentendo anche la FIC se partecipa, abbiamo trovato già gli sponsor, tutto, e quindi molto presto lo faremo, tanto avete già vinto tutte, noi ci saremo. Possiamo farlo e noi ci saremo, diceva una vecchia canzone. Vabbè, se no chi non c'è è rinunciato e viene tagliato fuori. Dai, ti ringrazio tanto, è sempre un piacere. Grazie a te Marcio, ciao, grazie ciao. Mille. Presidente sotto!